Assalamu alaikum, benvenuti. Ringrazio il GMI di Milano per avermi invitato a parlare di matrimonio. Come dicevo poco fa, non mi sento all'altezza di poter insegnare qualcosa su questo, è più una condivisione di esperienze perché ho, alhamdulillah, 10 anni di matrimonio alle spalle, quindi qualcosina posso raccontarvi, ma ho sempre avuto, come dicevo poco fa, questa sindrome dell'impostore a dire alla gente ecco come si ha un matrimonio vincente, perché in realtà non sai mai come potrebbe andare il tuo, cosa potrebbe andare storto, eccetera, eccetera. Per quanto il mio matrimonio, alhamdulillah, è in ottima salute, però diciamo c'è sempre, io sono abbastanza paranoico nella vita, per cui ho sempre questo tipo di riserve, però vengo in ottica di condivisione di esperienze, condivisione di riflessioni e letture. Le fondamenta del matrimonio dello strong believer. Allora, perdonatemi l'utilizzo della parola strong believer, che ormai c'ho la deformazione professionale. Strong believer cos'è? È in inglese il credente forte, in italiano al-mu'minul qawi, ok? Il profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al mu'min ad-da'if", il credente forte è migliore e più amato da Allah rispetto al credente debole. E nel diciamo durante io ho un progetto, per chi non sapesse, che si chiama proprio Strong Believer, e la definizione, dopo tante ricerche, la definizione di credente forte che diciamo stiamo portando avanti è un credente che ha una forte connessione con Allah subhanahu wa ta'ala e ha anche una importante capacità di lasciare un impatto. Un credente forte che lascia un impatto. Perché deve lasciare un impatto? Perché in realtà siamo stati creati per questo. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ha creato l'essere umano, disse: "Inni ja'ilun fil ardi khalifa", porrò un vicario sulla terra. Quindi, quando si riferisce alla creazione di Adamo, dice. Lo chiama come vicario, come diciamo come un responsabile di questa terra, con due ruoli in particolare: edificare e migliorare il mondo. Ora, senza entrare ad approfondire, perché questo è un tema che abbiamo approfondito in altri seminari, in generale si può riassumere dicendo che il credente, il musulmano, l'essere umano in generale e il credente in particolare ha come missione, diciamo, ha come missione di vita quella di lasciare un impatto positivo nel mondo. E ho fatto questa introduzione e adesso entriamo nel mondo del matrimonio, perché il matrimonio ruota attorno alla nostra missione, non è una cosa che è un compartimento stagno a sé della nostra vita. Cioè, Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati affinché ognuno di noi, ognuno nella sua unicità, lasci un impatto positivo in questo mondo, okay? Edifichi e migliori questo mondo. E chiaramente ogni cosa, okay, della nostra vita deve ruotare attorno a questa nostra missione di Khalifa di Allah sulla terra, di vicari di Allah subhanahu wa ta'ala in questa terra. Per cui anche il matrimonio è uno strumento, ruota attorno a questa missione e ruota in maniera in diverse maniere, nel senso che ha tante funzioni nella vita del Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala sulla terra. Il matrimonio è innanzitutto il matrimonio è l'inizio della famiglia, e la famiglia è il nucleo della società, quindi ha una prima funzione che è di organizzazione della società, perché alla fine tu parti dal matrimonio tra un uomo e una donna, e poi si espande, poi si arriva alla famiglia allargata, e la famiglia allargata è una vera e propria organizzazione che ha una serie di funzioni: il sostegno reciproco, il lavoro di squadra, il sostegno del più debole, dei più vecchi, il far crescere i più giovani, eccetera, eccetera. Chiaramente, teoricamente dovrebbe essere così, poi oggi siamo in un'epoca in cui le famiglie sono il nucleo mamma, papà e figli, però in generale nella vita del Khalifa di Allah subhanahu wa ta'ala il matrimonio è ciò che permette di fondare una nuova famiglia che è il nucleo della società. Il secondo
Il secondo, diciamo, ruolo del matrimonio nella vita del califa è sicuramente la procreazione. Questo è, diciamo, quello che fanno bene o male tutti. In realtà molti si sono ridotti a solo a questo, però citiamolo per completezza, perché effettivamente il matrimonio ha come funzione, l'unione tra un uomo e una donna ha come funzione anche la procreazione. La procreazione cosa serve nella vita del califa? È per prolungare l'impatto, ok? Perché alla fine noi lasciamo il nostro impatto, lasciamo la nostra impronta positiva in questo mondo, ma poi lasciamo anche dei figli che li educhiamo, che li cresciamo affinché dopo di noi continuino a lasciare un impatto positivo e a tramandare il messaggio di generazione in generazione. Quindi questo è un altro motivo per cui Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato il matrimonio come strumento per la nostra missione di Khalifa di Allah sulla terra. L'altra funzione del matrimonio è sicuramente l'equilibrio psicofisico, ok? L'equilibrio psicologico da una parte, l'equilibrio fisico dall'altra. L'uomo ha bisogno della femminilità e dell'energia femminile nella sua vita, la donna ha bisogno della mascolinità e dell'energia maschile nella sua vita per un equilibrio psicofisico. Ok? L'altro strumento, cioè il califa nella sua vita, nel suo percorso, nel compiere la sua missione, studiando, lavorando, affrontando una sfida dopo l'altra, ha bisogno di sostegno, ha bisogno di un alleato. Va fuori nel mondo, sgomita, fa pacche, cerca di guadagnarsi il suo spazio nel mondo, di sgomitare per guadagnarsi il suo spazio nel mondo, prende tante botte, anche perché alla fine la vita è così, si cresce prendendo le botte dalla vita e chiaramente deve avere un alleato per affrontare queste sfide qui, deve avere anche un qualcosa a cui tornare per sentirsi protetto, per sentirsi accolto. Chiaramente quando parlo di Khalifa, di Allah subhanahu wa ta'ala, parlo dell'uomo e della donna, dell'essere umano in generale, non parlo solo dell'uomo, ok? Quindi il matrimonio, il matrimonio ha anche questa funzione di sostegno, ok? Reciproco tra il marito e la moglie nelle sfide della vita e di alleanza, perché a certi momenti della vita uno si sente che c'ha tutto il mondo contro e avere questa persona dall'altra a casa che ti aspetta, che è tua alleata, è una cosa che sicuramente permette al califa di Allah subhanahu wa ta'ala di affrontare con più fermezza, con più energia, con più forza, le sfide che deve affrontare. Ok? E l'altra funzione del matrimonio è sicuramente il miglioramento personale. Si dice il profeta sallallahu alaihi wasallam dice il matrimonio è metà della fede, metà della religione. E io per tanto tempo non ho capito bene cosa significa questa cosa qui, nel senso che cosa significa che il matrimonio è metà della fede, metà della religione? In realtà, quando mi sono sposato, l'ho capito, nel senso che quando mi sono sposato all'inizio, ero una persona aggressiva, poco sensibile, un maschiaccio, cioè poco sensibile, rozzo, come si può dire, con una serie di difetti, ascoltavo poco, testa dura, eccetera, eccetera, anche spericolato, scalmanato per certi versi. E chiaramente dopo il matrimonio, con il matrimonio, a forza di litigate, diciamo, costruttive, di chiacchierate, di avere una persona che è anche uno specchio costruttivo per te, che ti diceva, cioè, e che non te la fa passare, perché magari con la mamma come si chiama? La mamma e il papà magari sopportano una serie di difetti, però quando arrivi dalla moglie, cioè, se una cosa non le va tanto bene, se c'ha carattere, cioè, ti smussa gli angoli dopo un po', no? E quindi uno ha l'esigenza di lavorare su se stesso per tenere in piedi la famiglia, perché se fossi rimasto come ero 10 anni fa sarei divorziato. Invece, il matrimonio ti permette se entri con la giusta mentalità
in cui non hai sempre ragione tu e non è che tu sei perfetto, sono gli altri che devono adattarsi, eccetera, eccetera, ma entri con la mentalità del voglio migliorare, so di avere dei difetti come tutti gli esseri umani e sfrutto questo matrimonio per migliorare, il matrimonio è un grandissimo strumento di miglioramento personale. Ma non vale solo per me, vale anche per mia moglie. Mia moglie, quando si è sposata con me, era un'ingenua, diciamo anche credulona, se possiamo dire, una tutto amore, pace, vedeva un po' il mondo come fosse un mondo di unicorni, era un po' ingenua, eccetera, eccetera. Chiaramente, stando vicino a un magrebino come me, cioè stando con uno come me, che comunque già prima del matrimonio avevo avuto una serie di esperienze, diciamo, avevo anche un certo tipo di caratteristiche, è diventata un po' più sgamata, un po' più attenta, più concreta, ecco. Quindi i pregi di mia moglie mi hanno migliorato, le mie caratteristiche hanno aiutato mia moglie a migliorare. E non è sempre un processo facile, eh? È un processo di tanti mal di pancia, di discussioni, anche di litigate. Ragazzi, le litigate sono normali. Non, io parlo così naturalmente di litigate perché non voglio che vi passi un ideale di matrimonio, tutto. Cioè anche il profeta Sallallahu Alaihi Wasallam discuteva con le sue mogli, anche Omar ibn Khattab discuteva con sua moglie, eccetera, eccetera. Quindi figurarci chi siamo noi. Però le litigate, se uno sa affrontarne nella giusta maniera, sono super costruttive, soprattutto se c'è una prontezza da parte di entrambe le parti a rimettersi in discussione. Alhamdulillah, nella mia famiglia c'è questa cosa qui. E ecco, se dobbiamo essere aderenti al titolo di questo per cui sono stato invitato, ovvero la mentalità per un matrimonio di successo, possiamo dire che sicuramente il fatto di mettersi in discussione, il fatto di non pretendere di avere sempre ragione, è sicuramente e banalmente anche direi un ingrediente importante per riuscire a portare avanti un matrimonio di successo a lungo. Ok? E cos'altro? Quindi miglioramento personale. Perché quindi è metà? Avevo introdotto questo punto dicendo che il matrimonio è metà della religione. Cosa c'entra con il miglioramento personale? Beh, se ci pensate, la lettura del Corano, dhikr, la preghiera, per frequentare il Jumu'ah, Ramadan, eccetera, eccetera, sono tutti degli strumenti che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato per poter migliorare, per purificarci, per migliorare il nostro carattere, per migliorare il nostro comportamento, la nostra disciplina, eccetera, eccetera. Il matrimonio da solo ha un impatto, se uno lo affronta come si deve, ha un impatto sul miglioramento della persona tale che effettivamente può essere considerato metà della fede. Ok? Quindi questo è un po' è un altro degli strumenti, no? Per tornare al nostro discorso originale, è un altro dei motivi per cui Allah ha istituito il matrimonio tra il maschio e la femmina, e molti si lamentano, no? Del fatto del come mai i maschi sono così diversi dalle femmine. Sembra quasi che sotto certe descrizioni che il maschio è incompatibile con la donna per certi versi. Da una parte diciamo la concretezza e anche un po' la spietatezza, dall'altra statisticamente, adesso non stereotipiamo, però dall'altra parte la sensibilità, l'emotività. Da una parte uno che se gli chiedi come è andata la giornata ti dice bene, grazie, dall'altra se gli dici come è andata la giornata ti racconta per filo per segno ogni singola emozione che ha provato, e quindi lì il marito è lì. Adesso magari tra quelli che partecipano via Zoom ci sono un po' di gente comunque over 30, però voi in sala, magari pochi di voi sono sposati, però vi assicuro che si sentono le differenze. Molto spesso queste differenze vengono viste come, cioè, una sorta di sadismo della natura che ci ha costretti a accoppiarci tra due esseri così, così diversi. In realtà, è questo il vero è questa diversità il vero strumento di miglioramento personale che c'è tra l'uomo e la donna, per diventare califa di Allah migliori. Ok? Quindi
quali sono gli strumenti, cioè a cosa serve il matrimonio nella vita del califa di Allah sulla terra? Abbiamo visto l'organizzazione della società, procreazione, equilibrio psicofisico, sostegno, alleanza, miglioramento personale e poi aiutarsi nei progetti di vita. Ok? Quindi ognuno ha il suo progetto di vita che è gigante e chiaramente avere una persona al proprio fianco che ti sostiene, con cui, che ti aiuta, che ti sostiene, eccetera, eccetera, è una cosa importante. Ecco perché magari ne parliamo dopo, perché poi adesso io ho fatto questa introduzione, no? E poi qua ci sono le raccomandazioni, no? Però qui, questo diciamo per quanto riguarda l'introduzione, poi le raccomandazioni passiamo dopo. Allora partiamo con diciamo i bignami del matrimonio di successo. Scherzo, come dicevo prima, come dicevo all'inizio, non mi sento e nessuno secondo me è all'altezza di dire ecco come si fa un matrimonio di successo. Quello che si può fare è condividere delle cose della propria esperienza derivante dai propri studi, eccetera, eccetera. Studi nel senso non che io abbia studiato per fare il consulente matrimoniale, ma visto che ero un caso umano, a un certo punto, quando ho notato che litigavo tutti i giorni, a un certo punto mi sono detto: ma sai che forse dovrei capire qualcosina di più su come avere un matrimonio sensato, e quindi mi sono messo a studiare, ad andare a seminari, ad andare a corsi, a leggere dei libri e così via. In questo senso intendo studiare, non nel senso che mi sia laureato in qualcosa di inerente. Ora, quali sono i suggerimenti, le raccomandazioni? Adesso faccio finta, no? Quando ho fatto questa parte qui, mi sono detto, ok, cos'è che raccomanderei al mio figlio ventenne, ventunenne? Che vuole sposarsi, che si sta per sposare. Faccio una sorta di discorso prematrimoniale. Tipo, figliuolo, vieni qua che ti devo parlare e gli do in eredità la saggezza raccolta nella mia vita, no? E il primo suggerimento che gli darei a questo mio figliuolo ventenne in procinto di sposarsi è quello di ambire a realizzare qualcosa insieme e non accontentarsi solo di convivere, ok? Sottolineo qualcosa insieme, che non vuol dire fare qualsiasi cosa insieme, ok? Ci possono essere delle cose specifiche dell'uomo che magari alla donna non interessano e viceversa, ok? Però deve esserci un qualcosa di condiviso, che non siano solo educare i figli, pagare le bollette e tenere in ordine la casa, ma una sfida insieme, un progetto, ma anche intellettuale, anche un percorso intellettuale insieme, qualsiasi cosa, però bisogna ambire a realizzare qualcosa insieme e andare sopra il livello della convivenza, perché nel momento in cui ambite al 10, male che vada, prendete 8, prendete 7, come a scuola, no? Se tu puntavi a prendere 10, e poi c'era un imprevisto perché il prof ha messo la domanda cattiva nella verifica, vabbè, al massimo uscivi con l'8, mal che vada col 7. Però se andavi alla verifica che eri preparato per il 6, ok, è chiaro che il 6 su 10, è chiaro che al primo imprevisto, al primo sgambetto da parte del professore, è chiaro che eri già sotto. Questo vale in tutti gli ambiti della vita. Vale nell'ambito professionale, perché se tu punti a sbarcare il lunario non ce la fai, rimani precario a vita. Invece, se punti a diventare ricco, a guadagnare 10.000 euro al mese, mal che ti vada, ne guadagni 4.000, però intanto stai meglio. Vale dal punto di vista spirituale, nel senso che se uno si dice faccio il minimo, è molto più a rischio con tutte le sfide della vita rispetto a chi dice faccio il minimo e faccio anche qualcosa di più, di Nawafil, di digiuni in più, di lettura del Corano in più, di frequentare la moschea anche oltre l'obbligatorio e così via, no? E così via. Quindi quello stesso vale anche nel matrimonio. Se voi puntate al 6, quindi a convivere in pace, ok, senza rompervi troppo le scatole, è ovvio che il rischio di prendere l'insufficienza nella vita matrimoniale è molto molto alto. Se volete togliervi dal rischio
Okay? Se si vuole togliersi, a mio avviso, dal rischio di andare sotto il 6 dal punto di vista matrimoniale, bisognerebbe puntare a qualcosa di più, ad ambire a realizzare qualcosa insieme. Perché dico questo? Perché la sfida, una sfida comune da affrontare, solidifica il matrimonio, lo rende più solido, ok? E toglie la coppia da quella vita monotona di routine, di logistica. Vabbè, mi sveglio la mattina, preparo la colazione, mangiamo insieme in silenzio mentre uno legge il giornale, poi dopo uno porta i libri, le cose a scuola, poi la moglie manda la lista della spesa al marito, il marito, ma poi la sera e si va a dormire, no? E 10 volte, 10 giorni all'anno si va a fare le vacanze fantoziane al mare o noi non siamo molto fantoziani, andiamo in Marocco, in Egitto, quello che è. Alla fine è ovvio che poi si cominciano a creare quelle situazioni del voglio respirare un'aria diversa, voglio qui, voglio lì, e in realtà quelli sono solo sintomi di una vita monotona, priva di stimoli e priva di sfida condivisa. Okay? Quindi la sfida condivisa, l'affrontare un progetto condiviso, permette di avere questi momenti di entusiasmo, il fatto anche poi di sentire di avere un alleato quando le cose vanno male, eccetera, eccetera. Questa cosa qui crea una sorta di cameratismo tra il marito e la moglie, e quindi c'è questa cosa, il fatto di sentirsi compagni di avventure è una cosa che dà un grande spirito al matrimonio. Ok? Inoltre, la sfida condivisa permette alle persone di crescere insieme, di stare del tempo insieme di qualità, non solo perché poi quando non si fa questa cosa qui, cos'è che succede? Succede che bisogna mettersi lì artificialmente a creare dei momenti in cui stiamo insieme che poi uno non sa neanche di cosa parlare, no? I primi mesi magari si parla tantissimo, però poi se non c'è un qualcosa da costruire insieme, da fare insieme, il rischio è che. È che poi ci si allontani anche come mentalità, sai, sapete, ci sono quelle cose tipo sei diventato molto diverso da quando ti ho conosciuto, sei diventata molto diversa da quando ti ho conosciuto, e ci credo. Lei magari è una psicologa tutta emozioni, salute mentale, eccetera, eccetera, e quindi è nel suo mondo, sviluppa man mano che va avanti nel tempo una mentalità coerente con quel mondo. Lui magari è un ingegnere, un economo in un mondo di squali in cui mors tua, vige la regola mors tua vita mea, e c'è insensibilità to totale e spietatezza totale. È chiaro che dopo 10 anni di convivenza, queste due persone, ognuno prosegue nel suo percorso, alla fine non si ritrovano. Dice, ma che cavolo è questa persona che sta al mio fianco? Come mai non mi capisce? Invece avere una sfida condivisa, un progetto condiviso, permette di rimanere in connessione, di rimanere con. Cioè, non vuol dire non essere diversi, ma essere sempre aggiornati sul punto di vista dell'altro, in maniera tale che il punto di vista dell'altro a un certo punto non ci si svegli trovando che l'altra persona è così lontana che è incomprensibile per me, no? Quindi questo è il beneficio fondamentale del crescere insieme, del non allontanarsi come mentalità. Quindi la prima raccomandazione, ragazzi, è quella di non accontentarsi di convivere pacificamente insieme, ok? Bensì di ambire a realizzare qualcosa insieme. Ripeto, qualcosa, non tutto, non per forza bisogna avere tutto condiviso, ci sono delle cose che un uomo può avere le sue piccole passioni, le sue, e la donna pure, ok? Però qualcosina di condiviso deve esserci. Più, se poi addirittura c'è un grande progetto condiviso, allora è ancora più interessante. Io le migliori coppie che ho visto avevano questa cosa dell'avere un progetto condiviso, e mi sento anche molto fortunato che con mia moglie noi lavoriamo al progetto Strong Believer insieme. Poi lei ha le sue passioni, le sue peculiarità, delle cose, le piace tantissimo l'arte. È un'illustratrice, ha tutta una serie di sue passioni specifiche. Io ho altre mie passioni, per esempio il combattimento, coltivo delle altre mie cose per conto mio, però poi
abbiamo una parte comune. Lei è specializzata nell'educazione, per cui però mi ha coinvolto tanto nel suo percorso di specializzazione nell'educazione. Io sono specializzato sullo sviluppo delle persone, delle risorse umane, sullo sviluppo di aziende e progetti imprenditoriali. Lei sa molto cioè, a forza di vedermi, anche aiutandola a sviluppare il suo progetto imprenditoriale, eccetera, eccetera, conosce bene il mio settore. Io l'ho aiutata a sviluppare il suo progetto, per cui anch'io conosco bene il suo settore, e quindi, alhamdulillah, abbiamo questa cosa che ci teniamo, cioè, che ci teniamo aggiornati. Okay, ci teniamo aggiornati strada facendo e lavorando insieme, e poi lavoriamo insieme al progetto Strong Believer, la Strong Believer Academy. Lei ha i suoi ruoli nell'organizzazione e così via. Quindi, alhamdulillah, ho avuto questa fortuna di riuscire a costruire insieme a mia moglie questa cosa qui. Consiglio, e penso che sia uno degli elementi, uno degli ingredienti, che tiene in piedi. Non l'unico, però uno degli ingredienti che tiene in piedi il nostro matrimonio, che è un matrimonio che è passato per tante, tante tempeste. Cioè, attenzione che arrivare, cioè, dopo, non esiste un matrimonio che non passa per tempeste, per periodi di dubbi, ecco, questa è una cosa importante. Cioè, io sono qui anche per smontare un certo tipo di idealismo dal punto di vista matrimoniale, ma non è che lo smonto per fare il distruttore di sogni. Semplicemente, se uno si aspetta tutto bellissimo, poi quando si scontra con la realtà pensa di essere lui sfortunato che c'ha la moglie strana, che c'ha il marito, o lei sfortunata che c'ha il marito strano. Invece tutte le coppie affrontano dei momenti di crisi, eccetera, eccetera, e ci sono degli ingredienti che permettono di superare queste crisi, di cui parleremo ampiamente, cioè ampiamente, finché il tempo ce lo permette. Uno di questi ingredienti è ambire a realizzare qualcosa insieme. A proposito di realizzare qualcosa insieme, ragazzi, adesso permettetemi di fare il finto femminista. Cioè adesso io in realtà, quando faccio discorsi sul matrimonio, indispettisco le psicofemministe, quelle siamo tutti uguali, eccetera, eccetera, e indispettisco anche i bigotti maschilisti la moglie sta a casa ad obbedire e così via. Quindi mi vedrete un po' balzellare tra un po' di maschilismo, cioè, tra le posizioni stereotipate del maschilista e le posizioni stereotipate della femminista. Io quello che sostengo, voglio aggiungere un pezzo a questa cosa dei progetti di vita, penso che, cioè, consiglio, e sono profondamente convinto, non lo penso e basta, non è un secondo me, diciamo, timido, ma è un... Sono profondamente convinto che la donna deve avere un progetto di vita extra educazione dei famigli, dei bambini. L'educazione dei bambini deve essere la priorità dei genitori, ma oltre a questo deve esserci anche un progetto di vita. Ok? Quindi, il mio progetto, cioè, quindi anche il progetto di mia moglie è educare dei figli, sale a fin. Sì, bravissimi, benissimo, però non basta. Cioè, serve qualcos'altro, e vi dirò perché serve qualcos'altro. Il primo motivo per cui serve qualcos'altro è che, innanzitutto, noi siamo una umma in crisi. Siamo una umma in crisi, un popolo, una comunità in crisi, una comunità non in crisi, attenzione, in realtà una comunità debole in via di rinascita. Possiamo dire che eravamo in crisi 300-400 anni fa. Abbiamo continuato a peggiorare, peggiorare, peggiorare fino alla caduta dell'Impero Ottomano. Abbiamo peggiorato ancora, peggiorato ancora, peggiorato ancora. Abbiamo scavato sottoterra finché non ci è stata presa Quds, la palla di Gerusalemme. Poi, quando c'è stata presa Gerusalemme dai sionisti, ci siamo risvegliati. Cioè, abbiamo cominciato ad avere questo shock che ha portato a quella che è la famosa Sahwa, no? Il risveglio della Umma, che ormai è una sahwa che dura 60 anni, ragazzi, e comincia anche ad avere, cioè, io non sono uno di quei pessimisti della nostra Umma fa schifo, no? La sahwa ha prodotto dei risultati economici, dei risultati anche di comprensione della fede, culturali e così via. C'è tanto margine di miglioramento, però, diciamo,
è stato fatto tanto, nel margine di miglioramento è la visione della donna, secondo me. E la UMA, cioè oggi noi come comunità non è che siamo una comunità nel vuoto, siamo una comunità che, cioè, adesso scusate, faccio questa parentesi qui. Le comunità, com'è che si fa a capire se una comunità è forte o è debole? Lo capisci relativamente alle altre comunità, nel senso che se noi confrontiamo il livello tecnologico della comunità oggi, musulmana oggi, è ovvio che siamo molto più avanzati rispetto al livello tecnologico degli Stati Uniti nel 1920, ok? Anche se, o nel 1950, anche se erano la prima potenza mondiale, ok? Però il mondo è andato avanti, per cui non è che noi non andiamo avanti, semplicemente andiamo avanti più lentamente, ok? E uno dei motivi per cui andiamo avanti lentamente è che andiamo avanti zoppicando. Perché? Perché mentre il mondo ha capito, si è svegliato e ha capito che le donne hanno un grande potenziale che non va semplicemente relegata alla cucina, ma c'è un grande potenziale nelle donne, noi musulmani, per una cattiva comprensione della religione, per un retaggi culturali, eccetera, eccetera, stiamo ancora cercando di rialzarci su una gamba sola. Ogni comunità ha due gambe, maschi e le femmine. Noi stiamo cercando di rialzarci su una gamba sola, pensando di riuscirci. Finché competeremo con le altre comunità basandoci solo sul contributo dei maschi, contributo professionale, imprenditoriale, eccetera, eccetera, dei maschi, e le donne, una volta che si sposano e parcheggiamo in casa, saremo una comunità difettosa. Per cui io dico a tutti i maschilisti: pensate di star facendo del bene per la Umma, in realtà state privando la Umma delle energie, delle forze, dei talenti delle donne, ok? Quindi questo è il primo banale motivo, ed è un motivo comunitario. Adesso passiamo a dei motivi un po' più egoistici, no? Adesso io, scusate ragazze, io adesso parlo un po' con gli uomini e gli faccio un po' una sciacquata di orecchie, così almeno si svegliano un po'. E devo punzecchiarli su delle loro cose egoistiche, no? La donna che si occupa, ragazzi, la donna che si occupa solo della casa rischia di impazzire. Allora, qualcuno mi dirà: ah, ma mia nonna si è occupata solo della casa e sta benissimo, è ancora sposata con mio nonno, mia mamma è così, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, dovete capire che la società è cambiata, ma non è che noi ci adattiamo alla società, solo che la nonna, che l'unica cosa di cui si è occupata era la casa, viveva in un contesto diverso. Innanzitutto non viveva in un monolocale o in un bilocale o in un trilocale ficcato in una qualche palazzo a Milano o a Torino o a Roma, in cui è sola mentre il marito va tutto il giorno a casa. No, la nostra nonna era in un villaggio. Ok, o comunque in una vita, anche se fosse stata in una grande città, c'era una vita comunitaria, per cui c'era la famiglia allargata. Quando era incinta, quando puliva la casa, c'era la sorella, c'era la mamma, c'era la vicina, andavano insieme a lavare i panni al fiume, andavano, eccetera, eccetera. Quindi c'era tutta una serie di cose comunitarie che faceva vivere la donna dal punto di vista proprio di psicologico, bene, perché, e quindi il fatto di doversi occupare solo della casa non era come oggi, che significa rinchiusa in un appartamento a Milano sola come un cane. No, era una roba molto diversa, una roba molto più sociale, ok? C'era il forno in comune, si incontrava con le altre donne, facevano i vestiti in comune, avevano i loro spazi condivisi e così via. Invece, se oggi voi prendete una moglie, la parcheggiate in un appartamento a Milano, a Torino, dove volete, e le dite: tu occupati della casa, e le lasciate con quattro voci, che uno urla e l'altro non sa neanche parlare, lei è tutto il giorno cuci, 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 ne esce alienata. Non so se avete mai preso un bambino, chi ha fatto il babysitter e magari ha tenuto un bambino per una giornata intera. Cioè, esci che hai questa alienazione perché sei stato tutto il giorno settato in modalità imbecille, no? Perché devi parlare con un bambino a parlare al suo livello intellettuale.
hai questa esigenza di parlare con adulti, eccetera, eccetera. E se prendete la cosa e dite stai a casa, ok, rischiate di farla impazzire e pagate poi voi le conseguenze, perché poi vi sembra, oddio, mia moglie è strana, mia moglie è depressa, mia moglie non si cura più, mia moglie, eccetera, eccetera, e in realtà l'avete rovinata, ok? Quindi se non lo fate per la comunità, fatelo per voi stessi per non trovarvi la moglie depressa dopo 5-6 anni, ok? Inoltre, una moglie. Una donna con esperienza pratica che lavora, che magari si dà da fare. Adesso non sto dicendo mettersi in taglio e fare la carriera da 14 ore al giorno, quella non è una roba sana né per l'uomo né per la donna. No, sto parlando di fare esperienza fuori, può essere volontariato, può essere un progettino imprenditoriale anche gestibile da casa, può essere. Un lavoretto part-time, può essere un libero professionismo. Ecco, un piccolo messaggio per le donne: se volete fare carriera ad essere anche mamme e mogli, ragionate tanto cioè cominciate a costruirvi degli ingredienti. Questo io ne parlo tanto con le mamme che ho iscritte, con le ragazze che ho iscritte nella Strong Believer Academy. Sempre cerchiamo di sviluppare realisticamente una carriera professionale. Che tiene conto che magari fra qualche anno ci saranno dei figli, ci sarà un marito, eccetera, eccetera. E quindi vale la pena mettere insieme quel bagaglio per cui poi ti puoi permettere di magari fare il libero professionista che non è che lo fa per i soldi. Sì, guadagna qualcosina, aiuta, eccetera, eccetera. Però lo fa soprattutto per rimanere sul pezzo. Okay? Rimanere sul pezzo, coltivare, crescere professionalmente, fare esperienza nella vita, eccetera, eccetera. Anche egoisticamente per voi maschi, al di là del fatto dei soldi, uno dice guadagno io per tutta la famiglia e questo uomo ti fa onore perché questo è il tuo ruolo, ecco, questo è il mio lato maschilista. All'uomo fa onore, diciamo, dire ok, mi occupo io della casa, della famiglia, non dovete pensare ai soldi, va bene. Però la realizzazione personale è una roba staccata dai soldi, ok? Cioè anche se tu uomo dici io sono un uomo, ho le spalle abbastanza grosse per portare il pane a casa, ti fa onore, però sappi che non si lavora solo per portare il pane a casa, ma anche per realizzarsi, ok? Quindi avere una moglie che va e si sgratta anche con la vita, tra l'altro hai anche l'altro beneficio che hai una moglie saggia, hai una moglie che ha esperienza. Perché se tu continui a fare esperienza, apri un'azienda, la fai crescere, hai 10 dipendenti, litighi con i fornitori, litighi con il commercialista, fai qui e su e giù, oppure fai carriera, sgomiti in azienda per guadagnare posizioni e così via. Tu, man mano che vai avanti, diventi sempre più sgamato, più saggio, Se tua moglie l'unica esperienza che ha è lavare i piatti, dopo un po' non vi trovate più perché tu sei troppo più avanti rispetto a lei e c'è una persona che dopo un po' comincia a dire ma con chi sto parlando? E quindi ci si riduce a quella roba di convivere pacificamente insieme, però vi assicuro che non si convive pacificamente insieme con una differenza di mentalità così grande. Se invece la donna ha la possibilità, no? Di coltivare anche un suo progetto di carriera, di volontariato, di quello che è, diventa una compagna di viaggio più saggia, più sgamata e anche una madre migliore per i vostri figli. Perché ragazzi, i vostri figli, se voi parcheggiate le mogli in casa, a 12 anni i vostri figli non le rispettano più perché loro non hanno più quella figura, quell'autorevolezza da poter dare qualcosa ai figli. Magari la rispettano perché magari avete cresciuto dei bravi figli musulmani. Però la mamma è quella che sta di più con i figli, è quella con cui magari spesso si confidano i figli, eccetera, eccetera, e rischiate di non avere qualcuno che vi aiuta nell'educazione dei figli perché finché si trattava di insegnare di allacciarle le scarpe è un conto, ma appena comincia ad avere qualche sfida nel mondo reale, non ha la possibilità di aiutare i vostri figli, ok? L'altro motivo egoistico per cui consiglio agli uomini di lasciare alle donne realizzarsi e di non imporre loro una reclusione in casa è quella di che sei una donna capace, se tu dovessi morire, hai la tranquillità che i tuoi figli vivranno dignitosamente. Perché? Perché è in grado di uscire e andare a guadagnare.
Non è che dovrà tornare magari da una famiglia che, o da uno zio, o da una zia, o da dei nonni che magari, o se sono buoni, magari non ce la fanno economicamente, magari sono cattivi e vi trattano male i figli perché sono dei mantenuti. Quindi come si chiama? Il fatto di avere una moglie che è stata capace, cioè che è capace, nel momento in cui morite sapete che i vostri figli vivranno dignitosamente, che non dovrà andare a fare le pulizie, non dovrà andare, perché adesso senza niente togliere alle pulizie, però se le permettete di coltivare un suo livello professionale, magari avrà già la partita IVA, magari finché eravate in vita voi che portavate il pane a casa, faceva part-time, faceva 10 ore a settimana di libero professionismo, morite, dice ok, mi dedico un po' di più al lavoro e tiene in piedi la baracca. Quindi anche questo è importante. E poi l'ultimo punto egoistico per cui consiglio agli uomini di lasciare spazio, di incentivare e di supportare la donna nell'avere un progetto di vita è il fatto che noi abbiamo questo istinto di realizzazione, di lasciare un'impronta. Dio ce l'ha creati per questo. E quando non ce l'abbiamo, questa impronta qui, c'è frustrazione. E lo stesso vale per la moglie. Se voi la parcheggiate in un appartamento a Milano, a Torino, a Roma, e poi dopo, 20 anni dopo, magari sta occupata con i bimbi per 20 anni, finché non li fa crescere, però poi, e questo va in Erasmus, e questo si sposa, e questo se ne va, e lei si ritrova a 40 anni, a 50 anni, senza niente in mano, senza. Comincia ad avere delle crisi esistenziali, comincia ad avere delle frustrazioni, no? La moglie, io dico sempre, la moglie realizzata e soddisfatta è molto meglio di una moglie frustrata, perché quella frustrazione, ragazzi, poi ve la ciucciate voi. Allora, vabbè, quando le litigate diventano un problema è quando sono normali. Allora, le litigate sono un problema quando sono troppe per futilità e non c'è progresso. Nel senso, se si litiga sempre per le stesse cose e non c'è un progresso, significa che si è impantanati in qualcosa. Allora lì io consiglio una consulenza matrimoniale, eccetera, eccetera. Se si litiga tante volte, ma per cose diverse, ok, significa che ogni volta si sta evolvendo, si sta crescendo, ok? Quindi questa cosa del litigare troppe volte, tipo 150 volte sullo stesso argomento, vuol dire che non si sta maturando su quell'argomento, perché la litigata è una sorta di opportunità di crescita. Poi non mi è chiaro il punto di organizzazione della società. E semplicemente la famiglia è il nucleo della società, formare famiglie, ed è uno strumento di organizzazione della società. Oggi noi siamo impantanati con INPS, con pensioni, con bonus babysitter, con assegno di maternità, eccetera, eccetera, tutte cose che aumentano la pressione fiscale alle stelle, stanno facendo implodere la gestione di tutto, mentre in realtà il modello naturale, il modello anche islamico, però in generale il modello naturale che ha sempre funzionato è che i giovani si prendono cura dei vecchi, ok? Perché c'è la famiglia allargata, e la famiglia allargata statisticamente c'è sempre qualcuno un po' più ricco che si prende cura degli altri. Ok, che si prende cura degli altri. Cioè, se io conosco per esempio tantissime famiglie pakistane che hanno tantissimi limiti, però una cosa è molto interessante. Io ero andato da suo fratello a Mantova, mi ha invitato per 2 o 3 giorni, ho vissuto proprio con la sua famiglia e ho visto questa cosa straordinaria, che loro erano 4 figli che avevano mandato in pensione i loro genitori a 53-54 anni, dove gli hanno detto, si sono presi tipo una casa a 2 piani. Ok, grandissima, 200 metri quadri per tutti, no? Avevano questa grande casa, quindi è fattibile anche in Italia, avevano questa grande casa, hanno mandato i genitori in pensione a 55 anni, li vedevi tutti i giorni a fare le passeggiatine mano nella mano, ok? A 55 anni non che si hanno sgobbato fino ai 67. Perché? Perché non c'erano 4 figli che guadagnavano 1.500 a testa e chiaramente un conto è magari pagare 1.500 a testa e ognuno ha il suo appartamento. Un conto è pagare 1.500 a testa e metterli tutti dentro un appartamento un po' più grosso, però non è che quadruplica il prezzo al mese. E questa, e dall'altra parte, se c'era un, ho visto che alcuni avevano questo fondo comune per pagare gli studi a un loro
a un loro nipote che era abbastanza brillante, l'hanno mandato in Inghilterra, una roba che non sarebbero potuti permettere magari solo i genitori da soli e così via. Quindi in questo senso, normalmente, naturalmente, noi siamo diventati una società individualista in cui ogni famiglia è da sola e non siamo in grado di sopportarci, però la natura ci dice che in realtà la famiglia allargata dovrebbe essere alla base dell'organizzazione della società. La sorella dice: durante il periodo di conoscenza molte persone cercano di mostrarsi al meglio mascherando ogni loro difetto. In questo caso, come è possibile conoscere realmente una persona? Come si può smascherare queste persone? Allora, indagine, nel senso che tu non puoi semplicemente parlare con la persona è come quando acquisti un prodotto, perdonatemi il materialismo nel paragone, però se devi acquistare una cosa, tipo i ragazzi che vogliono acquistare i corsi a Strong Believer Academy, cos'è che vanno e si confrontano con gli altri studenti, cos'è che ti piace, cioè vale la pena, non vale la pena, va, vede se ci sono testimonianze, se c'è gente che ne parla su internet, eccetera, eccetera, e poi compra, non è che compra solo perché ti ho detto io che è figo, ok? E quindi questa cosa qui è una cosa che funziona lo stesso anche per gli uomini e le donne, quindi andare, informarsi, cercare di capire se ci sono qualche scheletro nell'armadio. E chiaramente anche avere quell'intelligenza di poterlo mettere alla prova con due o tre questioni che magari a cui ci tieni, ok? Poi ne parlerò dopo, inshallah, se ci sarà tempo, ne parlerò. Però l'idea di fondo è devi aver chiaro cosa vuoi e cosa non sopporti e devi essere pronto o pronta a passare sopra tutto il resto. Ok? Molto spesso si vuole la moglie perfetta o l'uomo perfetto, no? In realtà tu devi aver chiaro, ok, cos'è che voglio in un marito, no? La ragazza qua ha chiesto la domanda. Quindi cos'è che voglio in un marito? Voglio che abbia queste cinque caratteristiche, perfetto. Cos'è che non posso sopportare in un marito? Non posso sopportare ABCD. Allora vai a verificare se ci sono quelle caratteristiche, poi sul resto puoi passarci sopra. L'altra cosa, ragazzi, che aggiungo è anche se non siete sposati, entrare con la mentalità giusta, perché io sono stato anche io un ragazzo non sposato e mi ricordo degli stupidissimi discorsi che facevamo tra uomini su quello che pensavamo sulle donne, o sulle aspettative sulle donne, o su come sono fatte le donne, o come bisognerebbe essere dei bravi veri uomini, eccetera, eccetera. Ripeto, stupidissimi, perché davvero, ragazzi, quella è la rovina, no? Io ho dovuto farmi anni e anni di litigate per sistemare quello che pensavo, quello che le credenze ereditate da famiglia, da zii, da cugini, da discorsi tra ragazzi al bar, eccetera, eccetera. Quindi io quello che cerco di darvi è: guardate, dopo tante stangate sui denti, ecco cosa ho capito. Ok? Quindi vale anche per coloro che devono ancora sposarsi. L'altro elemento, quindi abbiamo parlato del fatto, ragazzi, mi raccomando, mentalità per cui anche la donna deve avere un progetto di vita. L'altro punto, dialogo, dialogo, dialogo. La cosa più importante nel matrimonio è tenere aperto il canale del dialogo e confrontarsi, ok? È una rottura, soprattutto per gli uomini, perché in realtà le donne non fanno fatica a dire parliamo. No? Però gli uomini si rompono, se è una rottura parlare, lo so, ma è l'unica strada per non trovarsi all'improvviso con delle sorprese inaspettate. Ok? È l'unica strada perché se non si parla, se non c'è un canale di comunicazione, se non c'è la possibilità per l'altra parte di parlare, c'è il rischio poi che la persona covi dei sentimenti. Covi dei problemi, no, ci sono dei problemi che si sviluppano nel tempo di cui neanche vi accorgete, delle mentalità che si sviluppano, magari mentre siete al lavoro tutto il giorno, cioè avete la moglie che telefona all'amica divorziata stupida con mentalità rovina famiglie che vi sta rovinando la moglie, ok? E viceversa. Sul tema del dialogo io dico due cose. Agli uomini, anche se non è nella natura molto dell'uomo mettersi lì e dire dai, parliamo dei problemi, dimmi delle tue emozioni, cosa provi in questa, cioè, questa roba qui non è che gli uomini vadano matti, stiamo
statisticamente, poi ci sono i sensibilioni, però non è che l'uomo statisticamente si mette e dice parlami dei tuoi sentimenti, come ti senti? E frega un tubo, cioè finché non li rompi, sta zitti, si mangia, il cibo è buono e così via, no? Le donne, cioè quindi da parte, il consiglio agli uomini è, ragazzi, è una rottura, però va, cioè, è una roba che vale la pena fare. Vale la pena fare perché dà dei risultati. Alle mogli, alle donne, mi raccomando, oltre che parlare, ascoltate, perché partite a cassetta e poi non vi ferma più nessuno, ok? Quindi da una parte abbiamo l'estremo, ecco, vedete il miglioramento personale reciproco? Cioè da una parte le donne hanno questa tendenza a partire come dei treni, vai a fermarla te, che serve se devi buttare le bombe, no? Dall'altra parte l'uomo che non c'ha voglia. In realtà questi estremi opposti si equilibrano tra di loro se c'è una visione costruttiva delle differenze. Poi ragazzi, perdonatemi se stereotipizzo, diciamo, scusatemi se faccio un po' di stereotipi, anche un po' per ridere un po', però in realtà c'è un fondo di verità. Quindi, una cosa che dico, adesso la dico in maniera unisex, però è chiaro che il consiglio è agli uomini, attenzione che un partner sottomesso è un partner pericoloso, ok? Questo io l'ho visto tante volte nella vita, perché se sottometti il partner, magari lo metti nella condizione che non discute più, che ti dice sì e obbedisce, che abbassa la testa, eccetera, eccetera, rischi che sta covando delle cose che poi scoppiano. Che poi scoppiano in un modo o nell'altro e neanche te ne accorgi, ok? Una moglie, questo lo dico tanto agli uomini perché voglio, gli piace avere la moglie addomesticabile, no? Che dice sempre di sì, eccetera, eccetera. Al netto del fatto che non è un invito alle mogli a diventare delle rompi, cioè, ok? Siete in moschea, quindi freniamo le parole. Cioè, non è un invito alle mogli a diventare dei bastian contrario. Però dico agli uomini, nella mia vita ho visto che la moglie un po' peperina, ok, che magari vi fa penare un po' di più, che discute, che almeno c'avete una vetrina trasparente, sapete cosa c'avete al vostro fianco. La moglie che con l'aggressività, magari con la soggezione, magari perché ha poca autostima, magari per un motivo o per l'altro, poi in un modo o nell'altro si limita a dirvi si padrone, ok, attenzione perché poi scoppia. Perché poi scoppia. Io ho visto mogli di questo giro prendere i figli e scappare, ho visto mogli di questo giro andare con altri uomini, chiaramente mancava la fede, mancava la, però l'ho visto anche con il hijab. Ho visto mogli di questo tipo, come si dice, avere dei grossi problemi mentali e psicologici che uno non si accorgeva, poi trovava che li riversava sui figli. Poi ho visto poi mogli che poi sono andate e hanno rovinato il marito andando agli assistenti sociali, andando da qualche tipo di organizzazione, e oppure arriva la prima, la stereotipata, la solita donna con le idee marce, la psicofemminista, l'amica psicofemminista con le idee marce, che te la rovina se non è una tua alleata, ok? È meglio avere una moglie che è una pari, che è una con cui discutere, con cui rompersi le palle a, scusate la parola, con cui rompersi le scatole a battibecco, no? Per decidere ogni cosa bisogna un attimino passare del tempo, però almeno è tutto trasparente, è tutto davanti a te. La moglie sottomessa è una moglie pericolosa. Ma questo vale anche per alcune donne che prendono il maschio, lo bastonano, cioè non lo bastonano, perché magari loro hanno una super personalità, lui magari è uno molto accondiscendente, però attenzione, perché ho visto anche questo, che poi l'uomo scappa. Scappa, ma non scappa nel senso che scappa, nel senso che sta poco a casa, si sfoga con gli amici, se è credente. Non ha l'amante, però se non lo è, vi assicuro che se la fa l'amante, eccetera, eccetera. Ok? Io, ragazzi, vi parlo di cose concrete. Lo so che tra musulmani sembrano cose che non succedono, però vi assicuro che ho visto ex GMI alle posizioni. Io sono stato nel direttivo nazionale, ex GMI a posizioni dirigenziali, che dicevano: i nostri problemi non toccheranno mai questo tipo di persone che hanno vissuto delle situazioni familiari molto pericolose. Per cui queste cose, saperle prima,
togliersi quella sporcizia da bar dal cervello vi aiuta ad avere un matrimonio che funziona meglio, ok? E io aggiungo anche un'altra cosa: se sottometti il partner, hai perso l'opportunità di un matrimonio felice e ti condanni alla solitudine, perché è una comodità che è una scorciatoia, perché però paghi in altri modi, ok? Quindi questo è un dialogo, dialogo, dialogo. L'altra cosa, l'altra cosa fondamentale da capire è che non esiste un unico modello di matrimonio. Cioè, io vedo molto spesso che, cioè, ognuno vuole fare il matrimonio dei suoi genitori, no? In realtà no, si decide con il buon senso i ruoli, ok? Nel senso che se entri con la mentalità del faccio vedere che hai i pantaloni, o con la mentalità, cioè il maschio entra con la mentalità faccio vedere che hai i pantaloni, oppure la moglie entra con la mentalità non mi faccio sottomettere, avete già perso in partenza. Ok? Quindi si decide con il buon senso, i ruoli si vedono un po' quella che è la situazione, la condizione delle persone. No alle lotte di potere, non è una lotta di potere. L'essere uomo non significa per forza avere uno stereotipo di ruolo, okay? Anche se statisticamente è il più utile. E anche essere donna non è che c'è uno stereotipo di ruolo, no? Per me l'uomo deve saper decidere, deve saper risolvere i problemi, deve sapersi assumere la responsabilità, il resto è tutto in discussione. Non è che l'uomo deve essere esattamente così. Il profeta Sallallahu stesso ha vissuto diversi tipi di matrimoni, ha vissuto con la moglie imprenditrice che era più ricca di lui, che guadagnava più di lui. Ha vissuto con altre mogli che erano casalinghe, ha sposato una moglie più grande, ha sposato una moglie più piccola, no? Quindi non esiste un unico modello di matrimonio, e quindi non sottomettetevi a pressioni sociali che vanno in una direzione o nell'altra direzione, perché magari la società in cui viviamo ci spinge verso a moglie in carriera, uomo in carriera, tutti e due che lavorano e i bimbi stanno con la babysitter. Poi torniamo, poi i nostri genitori, se la moglie esce troppo spesso di casa, cominciano a mandarti le frecciatine. Non sottomettetevi né a una pressione né all'altra, e bisogna stare, cioè, decidere con il buon senso, ok? E ogni famiglia ha il suo modello, ok? Io poi vedo anche tanti gruppi sui social, anche nel gruppo Strong Believer, un gruppo sicuramente molto interessante, però molti non sposati cominciano a parlare del modello ideale. Ah, secondo me l'uomo deve mettere il pannolino perché deve aiutare. Ma chi te l'ha detto? Oppure viceversa, la donna dovrebbe. Ma chi te l'ha detto? Ma vedi prima, ma sposa, cerca di capire dopo. Nella situazione tua deciderete i vostri ruoli. No? Non stare a. Perché a volte si vuole andare contro un determinato modello che magari potrebbe essere funzionale. Per fare però gli emancipati, magari quel modello da non emancipati potrebbe funzionare per la vostra situazione specifica. Oppure il contrario, si vuole per forza andare nel modello tradizionale, quello di un certo tipo, e si vive poi da schifo perché non era adatto a quella situazione lì. Quindi non esiste un unico modello di matrimonio, chiaramente parlo sempre tra maschi e femmine, cioè non fraintendetemi, ok? Il matrimonio è sempre tra maschi e femmine. Però la divisione dei ruoli, eccetera, eccetera, si decide con il buon senso. Altro consiglio: autonomia emotiva dai genitori. Ok? Attenzione, vado veloce perché comunque voi mi sembra che siete interessati più a come trovare la moglie e come trovare marito. Autonomia emotiva dei genitori: attenzione alle manipolazioni dei genitori sotto la bandiera della religione. Quindi, per quanto riguarda la vostra religione, per quanto riguarda il vostro percorso di studi, per quanto riguarda la persona con cui volete sposarvi, i vostri genitori possono consigliarvi, possono indicarvi, possono suggerirvi, ma non possono obbligarvi, non possono dirvi: ah, se non mi ascolti, sei sei un ingrato, sei eccetera, eccetera. Attenzione a non farsi manipolare. Per i maschi, tua moglie non è la schiava dei tuoi, ok? Quindi se vuoi che faccia un lavoro per i tuoi, eccetera, eccetera, chiedi con rispetto eventualmente. Attenzione a tua mamma, che le suocere sono un po' particolari, e
e viceversa. Mi raccomando, alle donne non lasciate che i vostri genitori entrano nel vostro matrimonio, mettere dei limiti ai genitori a partire dalla preparazione della festa del matrimonio, perché è lì che cominciano i problemi. A partire da lì, mettere dei limiti ai genitori, ok? Vado veloce su questo punto. Non raccontare problemi di famiglia ad amici, genitori, eccetera, eccetera. Se hai dei problemi, consultati con una persona saggia, con uno specialista. Non lamentarti del tuo matrimonio con la gente, ok? Perché rovina. Dai, concludo con l'ultima carrellata di consigli. Saper disinnescare. La raccomandazione è saper disinnescare, ok? Le litigate. Vincere non serve a niente, nella vita dovete vincere tante volte, ma in famiglia vincere le discussioni non serve a niente. Non fare una questione di principio. Se una persona, se tuo marito, adesso parlo magari alle mogli perché oggi ho sgridato tanto i maschi, se tuo marito lascia la barba, no? Sul lavandino, non è perché non ti rispetta, non è perché. Cioè, non devi fare una questione di principio, non è perché non ti rispetta, perché è un irrispettoso, perché ti maltratta, ti considera la schiava di casa, eccetera, eccetera. No, non fare una questione di principio, semplicemente si è dimenticato, è disordinato e basta. Ok? La moglie che le hai detto 30 volte: porca miseria, a me non piace il piccante, o aumenta il sale, o non fare porzioni troppo abbondanti, lo continua a fare, non è che ti sta per prendendo in giro, non è che non ti rispetta, non farne una questione di principio, si è dimenticata, non è brava in cucina, vabbè. Ok? L'altra questione da sapere è, per saper affrontare anche i litigi, visto che ci sono tante domande sui litigi, è: la persona che hai sposato ha dei difetti, ok? E tu non sei perfetto, quindi non pretendere la perfezione. I difetti bisogna sapere anche andarci sopra, cioè non è che devi correggere la persona su tutto. Se la persona noti che non è veloce, ok? Io una cosa, mia moglie non è veloce, ok? A me viene l'agitazione, all'inizio del mio matrimonio veniva l'agitazione, porca miseria, cioè io mi preparavo in 2 minuti e mia moglie ci metteva un secolo, ok? Ma in tutto ci metteva un secolo. A un certo punto ho capito che, cioè, e litigavo tanto, a un certo punto mi sono detto, ma sai cosa? Ho capito che è lenta. Ma lenta non mentalmente, lenta nei movimenti, nel fare le cose, cioè io le cose magari mi vengono sistematicamente i piatti, anche se non ne ho lavati di meno, li lavo in 5 minuti, lei ce ne mette 15. Una determinata cosa lei ci mette, io sono molto più sistematico e metodico. Ogni tanto dico, ma porca miseria, ma non lo vedi che questa cosa qui era fattibile così velocemente? No? In realtà poi ho capito, mi sono detto, ma boh, dai, cioè, io ho altri difetti, ho un pregio che sono veloce a fare le cose, e lei no, e quindi lo accetto, cioè, meno male che questo è il difetto e non è una di facili costumi, no? Cioè, quindi anche questo è importante. Ecco perché prima vi dicevo, è importante sapere cos'è che si vuole, sapere cos'è che non si sopporta ed essere disposti a passare sopra tutto il resto, ok? Saper riavvolgere, cioè se sei in una litigata, se sei entrato in una litigata troppo cattivo, se hai cominciato una discussione in maniera troppo aggressiva, te ne accorgi, fermo, riavvolgi, scusa, torniamo indietro e cominciamo con calma. No? Questa è una tecnica molto importante che io ho imparato, alhamdulillah, abbastanza presto, perché se no erano tutte litigate che degeneravano. Quindi riavvolgere. Chiedere scusa anche se hai torto. E questo a qualcuno potrebbe stupirlo, no? Nel matrimonio chiedere scusa anche se si ha torto fa bene, ma non nel senso ipocrita della questione. No, non chiedi scusa anche se hai torto, anche se hai ragione, intendevo. Chiedi scusa anche se hai ragione. Perché lo so che suona provocatorio, no? Però chiedere scusa anche se hai ragione non è nel senso ipocrita del termine, ma nel senso che se state litigando qualcosina hai sbagliato anche tu. Quindi comincia a chiedere scusa per quello che hai sbagliato, anche se è un infinitesimo. Non farne una questione di giustizia, non farne una questione di principio, anche qui. No, ma scusa, ma io ho sbagliato questo, lei ha sbagliato quest'altro, io devo chiedere scusa per. L'obiettivo cos'è? È andare avanti. L'obiettivo è stare insieme, amarsi, perfetto. Chiedi scusa, vedrai che quando chiedi scusa disinnescherai le barriere che hai alzato e da sola, o da solo, rispettivamente a chi sta ascoltando, da solo saprà poi dire, ah, forse anch'io ho sbagliato questo e questo, ammetta. Però se parti tu per primo, ok? E ricorda che il profeta Sallallahu
in numerosi hadith premia, no, con incentivi del Jannah, eccetera, eccetera, chi disinnesca per primo, chi ricomincia a parlare con l'altra persona per primo, chi... E questa cosa qui per molti sembra che, ma così mi umilio. In realtà è questo che ti fa diventare il leader naturale della casa, no? Chi fa questo tipo di cose, chi è un po' più maturo, è naturalmente diventa il leader della casa rispetto a chi è sempre lì pronto ad aggrapparsi a ogni litigata ed è sempre lì pronto a se, vuole sempre avere ragione, eccetera, eccetera. No, il leader naturale della casa è colui che si, perché chi fa così alla fine implicitamente sta dicendo sono superiore a queste cose, ok? Per cui diventa il leader naturale della casa. Quindi attenzione che è molto controintuitivo, molto spesso si pensa che queste cose qui ti umiliano. No, 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 ti fanno diventare il leader naturale della casa. E ultimo consiglio, passiamo alle domande, studiare, studiare, studiare. Siamo in un'epoca complessa, studiare psicologia maschile, psicologia femminile, l'arte di relazionarsi, risolvere conflitti, l'educazione dei figli, ecco, qui non ho parlato tanto, ma siete tutti molto giovani, l'educazione dei figli, ok? Andare a studiare anche questo, diritti e doveri nell'Islam e così via. Ok? Quindi se avete un problema, imparate a rivolgervi agli specialisti. Se avete una difficoltà su una cosa, rivolgetevi agli specialisti. Tra l'altro, sono stracontento di annunciare che noi abbiamo appena aperto il Dipartimento Famiglia della Strong Believer Academy e in cui ci sono percorsi per aspiranti sposi, per sposi, neosposi, per sposi in stallo e per sposi in crisi, questo da una parte. Dall'altra parte abbiamo anche il Dipartimento Educazione per genitori che hanno dei figli, ok? Al momento abbiamo un percorso per coloro che hanno figli sotto i 12 anni e un percorso per quelli che hanno figli sopra i 12 anni, ok? Quindi questa è una bella notizia, una novità. Alhamdulillah, abbiamo già primi studenti soddisfatti. Ora, c'è questa domanda qui che dice: molto spesso vedo che i genitori consigliano alla coppia che si sta per sposare, in particolare alla donna, di non fare richieste, non riferire i propri sogni, i progetti futuri, perché potrebbe mostrarsi come una persona esigente. È vero che non bisogna riferire tutto durante il periodo di conoscenza. Se vuoi sposare la prima persona che passa, è un buon consiglio. Se invece vuoi sposare una persona con cui passi tutta la vita e che è compatibile con la tua vita, è meglio raccontargli i propri sogni e i propri aspirazioni, perché sennò rischi di avere una persona al tuo fianco che poi ti limita, ok? Che poi ti limita, quindi questa è una cosa molto importante. Aisha dice, prima hai detto un partner sottomesso è anche un partner pericoloso. E automaticamente mi è venuto da pensare che un figlio sottomesso è un figlio pericoloso perché mancano le stesse cose, dialogo, confronto, empatia. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ok, passiamo alle domande dal pubblico dal vivo. Eccoci qui, qui c'è una marea di domande. Nella fase del choque del partner, quale errore evitare? Ok, allora. L'errore da evitare, allora, innanzitutto io quello che consiglio sempre, idealmente, è avere una certa chiarezza mentale su quello che si vuole fare nella vita. Idealmente, non è sempre possibile, però idealmente è meglio avere una certa chiarezza mentale su quello che si vuole fare nella vita. Perché? Perché se ti sposi e scopri dopo 2 anni che hai una passione, hai un progetto di vita, che magari ti porta a dover vivere all'estero e non è compatibile con i piani del tuo partner, ti trovi a rinunciare al sogno, ok? Se scopri di voler fare l'imprenditore o l'imprenditrice, no? E il tuo partner è una persona avversa al rischio e che vuole solo sicurezze, trovi una persona che ti tarpa le ali. Quindi, secondo me, la prima cosa importante da fare per esperienza, se si può, è fare chiarezza mentale per i propri progetti di vita a grandi linee, o almeno sapere gli ingredienti che voglio che ci siano nella mia vita e impegnarsi a fare questa chiarezza mentale. Se mi permetti, Ibrahim, faccio la marchetta, se no non la faccio. Comunque, è importante fare questa chiarezza mentale nella propria vita perché poi, se no, i nodi vengono al pettine e ci si sente limitati con le ali tarpate, no? Se poi si capisce dopo cosa si vuole fare nella vita.
per quanto riguarda invece, questa è il primo, la prima cosa a cui stare attenti quando si sceglie. Quindi prima chiarire cosa si vuole fare da grandi e poi dopo dire chi voglio al mio fianco in questa avventura. Cioè questa è la logica. Ricordiamoci sempre il discorso con cui ho introdotto l'intervento. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creati per una missione, per lasciare un impatto. Ognuno di noi sceglie il suo impatto, sceglie il suo progetto di vita o i suoi progetti di vita. È chiaro che alla luce di questo poi dobbiamo scegliere un compagno di vita, una compagna di vita che ci permettono di realizzare questo progetto di vita, ok? E che ci supportano e non che ci mettano il bastone tra le ruote. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è, ripeto, come dicevo prima, chiarire quali sono le caratteristiche che si vogliono avere nel proprio partner, chiarire quelle che non si vogliono avere e poi essere disposti a passare sul resto e chiaramente con un minimo di realismo, perché se metti 150 requisiti è chiaro che, magari che si contraddicono tra di loro, è chiaro che il rischio è non trovare nessuno. Però uno dice, guarda, io per esempio nel mio caso era molto importante avere una persona al mio fianco che non fosse della mentalità voglio un marito con il posto fisso dalle 9 alle 5, poi torna a casa, facciamo la cenetta. No, io ho detto dal primo giorno a mia moglie, guarda che ti stai ficcando in un casino. Perché io voglio fare l'imprenditore, perché voglio fare un sacco di cose che probabilmente rischiamo di finire sotto i ponti, voglio vivere in Italia e all'estero, voglio avere la libertà geografica, eccetera, eccetera. Sei disposta a fare sto casino con me oppure vuoi la casetta vicino ai tuoi genitori, fare il mutuo trentennale e rimanere lì? Alhamdulillah, ho trovato una persona al mio fianco abbastanza matta per fare con me quello che ho voluto fare. Quindi, questo è per esempio un mio requisito. Un secondo requisito è sicuramente per il carattere che ho, che io sono tipo scherzo tutto il tempo, può essere anche un difetto per certi versi, però io sono molto ironico, scherzo tutto il tempo, rido, cioè prendo con ironia tutto. Chiedete ai miei studenti, chiedete ai miei amici, chiedete ai miei collaboratori, chiedete a mia moglie, io sono sempre lì a ironizzare, no? E chi è serioso vicino a me non ci sta. Infatti tantissimi sul gruppo Strong Believer sono sempre lì a criticare il fatto che sono, cioè che scherzo, sono irrispettoso, vabbè così, perché scherzo un po' su tutto, tranne chiaramente sulle cose sacre che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha impedito di scherzarci sopra, però io scherzo molto. È chiaro che se avessi avuto una seriosa al mio fianco, non ce l'avrei potuta fare, cioè l'avrei fatto scoppiare, l'avrei fatto venire la gastrite un giorno sì, l'altro pure. Invece mi sono beccato una, anche lei, molto spiritosa, molto ironica, molto sarcastica nella vita. Quindi per me questo era molto molto importante. Per me era molto importante che fosse una persona orientata a migliorare, che avesse questa passione di continuo studiare, ma non studiare nel senso 150 lauree, nel senso di devi avere sempre un libro sul comodino, ok? E non solo libri di romanzi e robe così, ma libri che permettono di crescere come persone, ok? Biografie, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa qui è una cosa che per me era importante. E poi chiaramente io sono un tradizionale, ma non vuol dire che sia l'unico modello possibile, però per me è chiaro che io voglio una barca di figli, e poi Allah subhanahu wa ta'ala chiaramente è colui che decide, però io voglio tanti figli. Se io avessi avuto una moglie, quella che ha paura, ci sono quelle che hanno paura di fare i figli, hanno paura, cioè non ne vogliono uno, robe così, per me non, cioè questo era un requisito, molto importante, no? Quindi dovevo trovare una moglie che si trovava con questa cosa di fare la cucciolata, no? Poi Allah subhanahu wa ta'ala poi decide, però volevo, almeno dal punto di vista valoriale, avere una persona al mio fianco che vede come un valore il fatto di avere tanti figli e non come una rottura. E poi cos'altro? Quindi questi erano, per esempio, poi chiaramente l'Islam, un livello di pudore di un certo tipo.
aveva una serie di caratteristiche che dovevano esserci, delle cose che non dovevano esserci, e su tutto il resto si poteva passare sopra, ok? Per esempio, tra i miei requisiti non c'era che fosse brava a cucinare, no? O tra i miei requisiti non c'era che, poi magari ero ingenuo, no? No, scherzo, mia moglie è diventata molto brava a cucinare, chiaramente mia moglie è figlia di italiani, era figlia di una coppia benestante, l'hanno cresciuta coccolata, anche pseudo viziata, per cui non è proprio, come si dicono i marocchini, il mrahedga, no? Che è il mrahedga che all'inizio, quindi nel tempo chiaramente quello era un, passatemi il termine, un difetto che ho dovuto nel tempo. Io invece sono sempre stato schiavizzato dai miei genitori in casa, per cui avevo anche un certo tipo di efficienza, di efficacia nella gestione dell'ordine in casa, per cui ho dovuto pazientare per un po' di tempo per avere al mio fianco una persona che man mano è migliorata nel cucinare, che poi io non so neanche cucinare, quindi eravamo in due impediti e quindi per un po' di tempo si mangiava pizza da sport. No, a parte gli scherzi, però questi erano difetti su cui ero disposto a passare sopra, ok? Ero disposto a passare sopra perché per me era una roba importante. Ho un altro amico per cui se non sa cucinare non la valuto nemmeno. Omar dice, ha detto una cosa molto importante, rispettare ciò che hai chiarito con te stesso. Se sei messo dei requisiti, rispettali. Non sposarsi per pietà, ecco, un altro errore, scusami Ibrahim, che io vado a ruota libera, ma faccio praticamente una sessione a settimana di orientamento, no, scusa, una sessione al giorno di orientamento per un anno, per cui avrò sentito decine e decine e decine e decine di musulmani, ognuno con il suo problema. Un problema delle donne è che magari vivono in una famiglia autoritaria, padre autoritario, per scappare da lui vadano e sposano il primo che capita e finiscono dalla padella alla brace. Attente, perché ragazzi, poi è un macello. Piuttosto emancipatevi in casa, trovatevi il lavoro, guadagnatevi libertà in casa, con delle battaglie, fermezza e gentilezza, sempre con i genitori, fermezza e gentilezza, però mai scappare, perché poi di solito se andate dal primo che passa, senza valutarlo bene, cioè con i genitori sopportate un altro anno, che bene o male arriva, no? Un altro 5 anni, marito, se vi beccate sbagliato ve lo ciucciate per un botto di tempo, se poi non avete neanche il coraggio di lasciare, eccetera eccetera. Quindi questi sono un po' gli errori e le cose, cioè la metodologia, e chiaramente poi l'alchimia, ragazzi, c'è anche l'alchimia, l'alchimia del cioè questa persona mi piace, mi ispira. Un'altra cosa, Omar dice, non fate quelli che volete cambiare la persona. Cioè, se una persona è in marcia, non è che dici ci sto insieme per poi cambiarlo. No, non lo cambi. 99% fallite nel cambiarlo, ok? E non pensate di essere il caso particolare. Si cambia, si fanno dei miglioramenti, sì. Cioè, abbiamo detto che il matrimonio migliora la persona, quello sì. Ma ci deve essere una base, ok? Fatima la chiama la sindrome della croce rossina, è vero. Quindi questi errori e best practice su come non fare errori e non fare, cioè su come scegliere marito e moglie. L'altra cosa, se invece la domanda è anche, prima mi pare di aver sentito una domanda dal punto di vista strategico, ovvero trucchi e strategie su come muovervi e trovare marito e moglie, ragazzi, valgono le regole del networking, ovvero, cioè, vuoi, che tipo di moglie vuoi? Ok, in che ambienti la troverai? Cioè, una moglie, la domanda è, se hai quel prototipo di moglie in testa, ok, in che ambiente la troverai? La troverai al GMA? Perché poi al GMA c'è un certo tipo di donna, non è che basta che sia un ambiente islamico, ok? Al GMA ci sono un certo tipo di ragazze con una certa mentalità, o comunque ci sono alcune categorie di ragazze, le trovi di strong believer, un altro tipo di categoria di ragazze, le trovi in moschea, la trovi a casa dei suoi, quindi devi sguinzagliare
tua mamma e dirle trovami una con queste caratteristiche, cioè andare ad intercettare, a fare un ragionamento strategico e dire quel tipo di moglie che voglio io, dove la trovo? Che ambienti frequenterà? Fare un ragionamento, che stile di vita ha e che ambienti la troverò a frequentare, ok? Quindi fare un ragionamento strategico, perché poi molto spesso voi volete la moglie o il marito, adesso io parlo, prendetelo sempre unisex, volete una moglie di un certo tipo, però una moglie di un certo tipo magari è una che sta a casa tutto il tempo con i suoi. E voi però le cercate, che ne so, al GMI, a Strong Believer, che magari sono ragazze relativamente emancipate, relativamente ambiziose, eccetera, eccetera. È chiaro che non le trovate, non trovate quella che volete voi, ok? O viceversa, volete la moglie emancipata, però chiedete a vostra madre di vedere se c'ha qualche figlia di qualche amica che vuole sposarsi. È ovvio che chi accetta di sposarsi così non è una che è emancipata, ok? Quindi dovete fare un ragionamento strategico e dire, ok, il tipo di moglie che voglio, che tipo di ambienti frequenta, che tipo di stile di vita ha, in che tipo di ambienti la posso andare ad intercettare? E poi parte lo stalk, parte l'indagine, parte il muoversi in maniera intelligente per trovare la persona di cui avete bisogno. Se voi vivete una vita coerente con i vostri principi, coerente con i vostri valori, dovreste trovare la strada facendo. Perché? Perché frequenterete un certo tipo di ambienti, quegli ambienti vi ci ritroverete, ok? E ci troverete la vostra moglie, ok? Prima una sorella ha detto come trovare marito o moglie se si è in un paesino in cui non ci sono musulmani. C'è il web, ma c'è il web non nel senso andare su Tinder, c'è il web nel senso che sul web significa frequentare delle community, ok? Tipo Strong Believer. Adesso, perdonami Ibrahim se faccio un po' di marketing, però è obiettivo che è la community italiana di musulmani più organizzata. Strong Believer, gruppo di discussione, ce l'ha detto anche Rai News 24, siamo la community di discussione più organizzata d'Italia, per cui un punto di partenza è quello. Noi organizziamo anche da questo punto di vista degli eventi dal vivo, eccetera, eccetera, andare a degli eventi, cioè non è che bisogna sposare dalla propria città, però se uno si fa un budget di 100 euro al mese, di 200 euro ogni due mesi, e ogni due mesi si cerca una conferenza, un ambiente, un campeggio, un convegno, un congresso di musulmani, dai e ridai e prima o poi becca. Infatti io c'ho tantissimi dagli eventi Strong Believer, c'è tantissimi che si stanno sposando perché ne abbiamo organizzati 10 in questo anno e dai e ridai che è stato più sveglio ha trovato e ha portato a casa il bottino, diciamo. E quindi questo è un po' è un po' la strategia, nel senso che se nella vostra città non trovate vale la pena dare un'occhiata in giro per il web, a partire dal web vale la pena dare un'occhiata a partire dal web e poi muoversi in giro per l'Italia. Sono molto attenti per le cose che hai detto e in generale comunque hai risposto un sacco di domande, quindi top, grande. Però una domanda particolare è come capire se si è pronti per il matrimonio, quindi a livello di età, e un'altra cosa è consigli per fare il primo passo e cosa ne pensi della donna che fa il primo passo e che suggerimenti daresti? Io ho già dimenticato la prima. Io sono un pesce. Come capire se si è pronti a livello d'età? E cosa ok, partiamo da questo. Allora, okay. Cosa significa essere pronti? Essere pronti significa, secondo me, i requisiti mentali, cioè il requisito biologico è che il tuo corpo è pronto ad accoppiarsi con una persona dell'altro sesso, e questo, penso che sia banale. Il secondo requisito, secondo me, a livello di maturità è sapere cosa si vuole nella vita, ok? Sapere cosa si vuole nella vita, cioè cosa voglio dalla mia vita, cosa voglio realizzare nella mia vita, che strada voglio fare, che cosa mi aspetto dalla mia vita. Poi la nostra vita è in mano dalla Spanonsana, però è chiaro che
il marinaio entra nel mare, sa che non sa dove possono spingere i venti, ma c'ha la sua direzione e poi sfrutta i venti a suo vantaggio. Ok? Allo stesso modo il credente sa che gli avvenimenti della vita, i venti che Allah subhanahu wa ta'ala può mettere, possono soffiare in direzioni diverse, però lui si mette una sua direzione e la persegue aggiustando il tiro strada facendo. Quindi che tipo di vita voglio? Cioè, a fare chiarezza mentale. Fare chiarezza mentale è inteso come capire cosa si vuole fare nella vita. Secondo me questo è un requisito importante. E un secondo requisito, secondo me, è relazionale, nel senso che avere quel tipo di... Io vi consiglio, cioè avere quel tipo di capacità di relazionarsi che non si litiga, però, cioè che non sia infantile, ok? Perché sennò si litiga davvero, 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 davvero tanto. All'inizio si litiga sempre tanto. Considerate sempre che siete comunque sempre immaturi per il matrimonio finché non vi sposate, ma è il matrimonio che vi fa maturare, ok? È il matrimonio che fa maturare la persona. Ci sono più esperienze fatte nella vita, più maturate, quindi se uno si sente che si sente non all'altezza del matrimonio, si butti e faccia esperienza. Secondo me il requisito minimo è avere chiarezza su cosa si vuole fare nella propria vita. Comunque il requisito a livello di maturità è avere chiaro cosa si vuole fare nella vita, perché sennò poi fate soffrire il vostro partner, perché ogni giorno vi svegliate con un'idea diversa, poi l'abbandonate, poi di qui, poi lì, poi, e lui non vi sta dietro, ok? Non sta dietro alle vostre mattanze. Allora, cosa ne pensi della donna che fa il primo passo e che suggerimenti daresti? Fa il primo passo, cioè che devo dire, cioè, è una roba... mia moglie ha fatto il primo passo con me. Chiaramente l'ha fatto in maniera intelligente, non è che è andata e ha detto vuoi sposarmi tu? No, che lei si è messa lì, ha predisposto il tutto, voi donne siete intelligenti, non fate il maschio della situazione, chiaramente, però si può benissimo fare il primo passo. Beh, mia moglie è venuta la prima volta, mi ha chiesto come mi chiamo, cioè, noi andavamo avanti e indietro allo stesso liceo, no? E... io ero uno di quelli cuffiette, mi sentivo il più figo del mondo e non parlavo con nessuno. E quindi, anche se l'avevo notata più di una volta in autobus, però non ero uno che si esponeva. A un certo punto lei è venuta un giorno, mi ha fatto sulla spalla e mi fa: Ma tu ti chiami Abe? Faccio: sì, piacere di conoscere. E abbiamo cominciato a parlare. Tra una roba e l'altra ha fatto capire che c'era interesse e a quel punto c'era interesse anche da parte mia, quindi mi sono proposto. L'importante è che date dei segnali pudici, ma non troppo criptici, perché comunque i ragazzi non sono così svegli come pensate. Quindi, perché il ragazzo che capisce troppo velocemente il segnale, vuol dire che se il vostro segnale è troppo criptico, vuol dire che ha tante esperienze, quindi state attenti su questo fronte. Cioè, se è uno che capisce al volo, vuol dire che ha tanta gavetta con le donne, ok? Quindi è meglio che siate esplicite, se non vi capisce al volo, forse è un buon segno, ok? Quindi date dei segnali in maniera pudica, però non c'è assolutamente nessun male a fare il primo passo per le donne, anzi, cioè, Khadija radiallahu anha è una delle migliori donne che sono state su questa terra, ha fatto lei il primo passo. Ho risposto o sono andato troppo attorno? No, se no sei stato molto azzeccato, Barakallahu Fik. E ora arriva la domanda delle domande, secondo me. Allahu Akbar! Il concetto di Qawam e l'obbedienza della donna verso l'uomo all'interno del matrimonio. Cioè, potresti un attimo spiegare come funziona, in cosa consiste, quali sono i limiti e così via? Ok. Allora, al netto del fatto che... come posso dire? Allora, io quando mi arrivano in consulenza degli imprenditori che vogliono aprire un nuovo progetto e mi dicono voglio fare la società 50%-50%, gli dico assolutamente no, se no andate da un'altra parte. Perché? Perché deve esserci sempre un leader.
Perché? Perché deve esserci una persona che ha l'ultima parola. Almeno un 51-49 deve esserci. Questo vale in tutti i rapporti umani. Decidetela come volete, decidetela. Deve esserci un... Cioè io gli dico, chi mette i soldi, chi non mette... Come lo si decide? Dovete decidervi. Però per il bene del progetto deve esserci una persona che ha il 51%. Ok? Perché, ripeto, nella vita ci sono delle discussioni e non tutte le discussioni. L'ideale è che le discussioni si risolvano sempre con un accomodamento, con il venirsi incontro. Ok? L'ideale. Nella vita reale però capita che una discussione su 100 bisogna che alla fine ci sia una persona che prende la parola, che ha la parola finale. In questo senso c'è questo, il 51% della società marito-moglie ce l'ha l'uomo. A livello sharaitico, però in realtà, ragazzi, le regole scritte e la vita reale non sempre vanno insieme. Cioè, le regole è una cosa, cioè, facciamo un esempio. Se io e mia moglie stiamo discutendo e decidiamo una cosa, non è che per forza dobbiamo andare dalla legge a vedere se quella cosa lì è giusta. Cioè, la legge vai a vedere quando noi non ci troviamo d'accordo. Ok? Quando io e mia moglie stiamo discutendo, no? E non ci troviamo d'accordo, diciamo, vabbè, non posso decidere né io, non puoi decidere tu, andiamo a vedere cosa dice la legge. No, magari non va bene tra marito e moglie così, però tra due amici, tra due soci, tra due vicini di casa. Ok? Magari a livello ideale non bisognerebbe che qualcuno si fa la doccia dopo le 11 di sera. Però siamo due vicini, ok? Tu vai a dormire a mezzanotte e non ti disturba. Io torno dopo il lavoro la sera alle 11 e mi faccio la doccia. Finché a te non dà fastidio, io mi posso fare la doccia anche dopo le 11, non cambia niente, ok? È chiaro che però se io devo fare la doccia dopo le 11, ma tu no, vai a dormire alle 10:30 e la doccia ti sveglia, è chiaro che poi hai il diritto di dire, ok, vediamo chi decide. Decide la legge. La stessa cosa vale per questo 51%, nel senso che se all'interno della famiglia si sviluppa un ordine naturale per cui la donna è un leader perché magari c'è una leadership più spiccata rispetto a quel determinato marito, ci sono delle donne che sono dei leader naturali. Io anche non nella mia famiglia, io e mia moglie, ma ho diversi, c'ho una zia che è lei che comanda in casa, ma non potrebbe comandare suo marito. Non potrebbe, non ne ha le capacità, non ha la personalità, non riesce, manderebbe la famiglia allo scattafascio, per cui alla fine a lui va bene, a lei va bene, lei decide, lui ascolta e basta. Ok? Quindi in realtà, prima di tutto, leadership naturale della famiglia, che emerge, quella lì non è che dovete entrare a fare le lotte di potere, emerge da sola. Tra i due, chi ha quelle peculiarità personali, psicologiche, il carisma, quello che volete, per cui è portato per la leadership, non serve che facciate finta o facciate bracci di ferro dal punto di vista del potere. È una roba che emerge naturalmente e rispettate la natura. Ok? In pochissime occasioni capita che sta roba qui, ok, non è ben chiara. Ok, c'è uno con la super personalità, lei è con la super personalità, si comincia a fare una negoziazione oggettiva. Io, per esempio, io e mia moglie non è che decido su tutto io in casa. Noi abbiamo deciso che, ok, su questo decidi tu, su questo decido io, su come gestire i soldi decido io, su come dove iscrivere i bambini a livello scolastico decidi tu, ok? Eccetera, eccetera. Cioè abbiamo fatto una serie di divisioni. Lei è esperta di educazione, è ovvio che è lei che decide sull'educazione dei figli. Io sono un esperto consulente business, è ovvio che dal punto di vista professionale e ho un valore di mercato di 100 euro all'ora, è ovvio che è mia la responsabilità dal punto di vista economico. Ok? E quindi è stata una questione di buon senso. È stata una questione di buon senso, è stata una cosa naturale. Lei mi ha detto, guarda, guida tu la famiglia, sei più
hai più esperienza, sei più navigato, eccetera, eccetera, sei più grande, sei... Mentre io ero a casa a fare le telefonate amichevoli con le amiche, tu eri già a lavorare, è ovvio che ho più esperienza, per cui mi ha permesso, è emersa che alla fine va bene che guido io la famiglia. Ma, ripeto, non deve essere una roba che è conflittuale, è una roba che emerge naturalmente. È una roba che emerge naturalmente. Nei rarissimi casi in cui c'è qualcuno che non, si, cioè, non ci si trova, e in realtà è già un cattivo segnale, dover discutere di queste cose qui, allora a quel punto si decide, vabbè, sarà adatto al maschio. Però normalmente in questi casi il maschio può permetterselo, perché se un maschio riesce a tenere testa a una donna peperina e a discuterci così, vuol dire che ce la può fare bene in Italia. Quindi questo dal punto di vista di chi decide. Decide il leader naturale della coppia. In casi estremi c'è la legge, no? Che dice, vabbè, decide l'uomo, c'è il 51%. Però questa cosa qui non vuol dire che l'uomo dà ordine e la moglie obbedisce, anche perché, a parte che vi esplode in faccia poi sta roba qui, perché la maggior parte dei casi discuterete, la maggior parte dei casi troverete un compromesso. Una volta cede lui, una volta cede lei, una volta ci si viene incontro. Questa è la vita reale matrimoniale, ok? Quando vedete un uomo che dice a sua moglie, soprattutto nel 2022, devi obbedirmi perché sono io l'uomo, vuol dire che è fallito dal punto di vista della leadership. La leadership non si impone dicendo io sono il capo, quindi mi ascolti, ok? La leadership è una cosa che emerge con i comportamenti, con l'autorevolezza, con eccetera, eccetera, no? Quindi questa cosa qui, ragazzi, è, secondo me è un argomento molto sopravvalutato ed è un argomento, secondo me, da tirar fuori in casi estremi. Io ho visto poche famiglie che fanno fatica a capire chi comanda. Si vede, io ho tantissimi ragazzi che c'è la donna che comanda in casa, ma perché? Lui è uno con la testa per aria, è uno che pensa divertirsi, che va al lavoro, torna. E poi sta davanti alla partita, è ovvio che non è un leader, è uno che non ha responsabilità, eccetera, eccetera. Dall'altra parte ci sono altre cose che lui è un rajul, no? È un uomo sgamato, navigato, con leadership, con personalità, che è normale che comandi lui. Per quanto riguarda il Qawem è una questione di responsabilità. Cioè, se chi è il responsabile della famiglia? Cioè, chi è che dovrebbe prendersi cura degli altri? Tutti ci si prende cura normalmente e naturalmente l'uno dell'altro, però diciamo che alla fine c'è l'uomo che deve prendersi cura degli altri. Il Qawem significa prendersi cura, intercettare le esigenze, intercettare cioè, se la moglie ha bisogno di qualcosa, prendersene cura, eccetera, eccetera, mentre la moglie, tra virgolette, può permettersi di dire. Passatemi il termine, non ci sbatti, ok? Chiaro che poi lì bisogna vedere se l'uomo è disposto ad avere una moglie del genere in casa o se la manda a casa, però potenzialmente la moglie potrebbe dire: io non ho voglia di lavorare. Ma Abu Hanifa dice che la moglie potrebbe anche dire: non ho voglia di lavorare a casa, portami una domestica. Potenzialmente, poi ripeto, questa è in caso di emergenza, chi ha ragione? Allora lì, però poi lì si decide di divorziare se l'ABC non è. E anche nel litigio ci si aspetta che l'uomo sia quello che. Perché anche la psicologia della discussione, ragazzi, se vi sentite tutti e due pari, ok, si rischia che la discussione non finisce. Se nella discussione uno si sente più responsabile di tenere insieme la baracca, ok. Allora in quel caso la discussione diventa più sana perché c'è uno che disinnesca, c'è uno che si sente più responsabile, ok? Quindi questo è un po' il tema del Qawem. Il tema del Qawem è un tema di responsabilità, il tema del Ta'a è un tema di, in caso di emergenza, ma il buon senso, cioè ragazzi, veramente nella vita matrimoniale, se l'uomo si mette a dire devi obbedirmi perché se no, cioè la Sunna Nabawiyya, cioè il Corano e la Sunna
è il profeta che era Qur'an e Niemci, quindi bisogna vedere quei principi come erano applicati nella vita vera. Allora lì capisci quanto è centrale o quanto è una formalità quel tipo di insegnamento. Nel caso in cui uno vuole appunto mettersi con una persona di una nazionalità diversa, quindi che non so, un egiziano che vuole mettersi con un'italiana musulmana, chiaramente solitamente succede un problema con i propri genitori. Com'è che si può reagire a questo problema? Tu cosa hai fatto? Facci sapere. Cioè, il problema sono i genitori, no? Mi sembra di aver capito. O è dici il problema culturale? Sostanzialmente sì, e se riesci, sì, parla anche dal punto di vista culturale. Cioè, entrambi, se riesce. Allora, i genitori, come dicevo, bisogna affrontarli con gentilezza e fermezza, questa è la parola chiave. Io cioè, non è che c'è la formula, ragazzi, è una questione di ognuno trova la sua strategia, cioè in base a quante volte tira fuori la cinghia vostro padre, in base a, cioè, bisogna essere realistici e capire come muoversi in ogni situazione. Io con mio padre è uno che tira fuori tanto la cinghia, ok? E a suo tempo mi sono trovato nella situazione di dover convincere una famiglia avversa a un matrimonio con una di famiglia non musulmana, perché lei si è poi convertita, alhamdulillah, però miei erano contrari a questa roba qui. E quindi per un bel po' di tempo io mi sono messo lì, andavo da mio padre e gli dicevo: papà, c'è questa ragazza, si è convertita, ho intenzione di sposarmi. Ah! Partiva, urlava. Io ero zitto e dico: vabbè, dai, parliamone domani. E non è che non rischiavo, perché le padelle in testa, cioè, avrebbe potuto anche mandarmele. Però, cioè, se uno deve fare una roba, dice: vabbè, le ho prese per tutta la vita, le prenderò anche stavolta qui. Cioè, a un certo punto uno ci fa anche l'abitudine, no? Quindi, di nuovo, papà, guarda che c'è questa persona qui che voglio sposarla. Come possiamo organizzarci? Urla, tu mi fai impazzire, non mi ascolti mai, vabbè dai, ne riparliamo quando sei più calmo. E io continuavo, proprio orecchie da mercante, continuavo imperterrito, finché a un certo punto, poi avevamo organizzato la shahada, io ho elaborato un piano diabolico, avevamo organizzato la shahada in moschea, e poi in moschea ho preso il microfono, dopo la scena ho preso il microfono e ho detto: Bidnillah ta'ala, ci sposeremo. Mio papà era lì nel pubblico che è sbiancato, e ormai l'avevo, cioè, l'ho messo, cioè, sapevo che a casa mi avrebbe fatto un casino, però dopo il casino me l'avrei sposato, no? È chiaro che lì è una questione di: sono disposto a fare i casini pur di, ok, andare avanti? Se la risposta è sì, la persona è giusta e vai avanti. Se la risposta è no, non sei pronto per il matrimonio, ok? Cioè, molto spesso si ha paura del casino, ma in realtà, cioè, alla fine le cose più belle sono dietro il casino, sono dopo un casino. Quindi ho fatto così e poi ha cominciato a fare il furbo mio padre, tra l'altro. Perché? Perché ha cominciato a dire: vediamo, sperando che la mia relazione con mia moglie, con l'allora mia fidanzata, si spegnesse, no? Che cambiasse idea, quindi vediamo. Mio padre a quell'epoca andava avanti e indietro in Marocco, per cui aveva questa cosa che andava in Marocco, tornava senza preavviso, poi ripartiva senza preavviso e con una cadenza di anche 3 giorni, 4 giorni, in quel periodo si muoveva tanto. Cos'è successo? È successo che alla fine io gli dicevo: dai, vediamo, organizza tu, vediamo. Allora, se mi fossi sposato senza la sua presenza mi avrebbe fatto un casino, ok? Però intanto lui era imprendibile. Allora a un certo punto mi sono messo a fare un po' di spionaggio, sto a chiamare in Marocco tutti i giorni: mio papà è ancora lì? Da quant'è che non lo vedete? Da quante ore non lo vedi? Perché lui prendeva l'aereo e ti compariva vicino, no? Da quant'è che lo vedete? Io sono andato dall'imam della moschea, gli ho parlato, gli ho detto: guarda, il papà sta facendo il furbo, dobbiamo beccarlo. Sono andato dai testimoni, ho preparato tutto, ho fatto il testimone A, testimone del piano B in caso non ci fossero quelli del piano A, avevo preso 2 imam, l'imam in caso non ci fosse stato l'altro, eccetera eccetera. Quando è arrivato
seduta la prima sera al tavolo, gli ho detto: papà, guarda, dovremmo organizzare il matrimonio. Fa: sì, tu organizza, io ci sono. Ho detto: ok, guarda, domani sera, ok, domani sera abbiamo dai testimoni, abbiamo quest'altro già organizzato con l'imam. Cioè, si è messo la testa sulla mano, sulla testa, ha brontolato per tipo un quarto d'ora in giro per il corridoio, però poi alla fine, il giorno dopo, è andato e abbiamo fatto quello in moschea. Quindi è una questione lì di fermezza, cioè i genitori, e io secondo me, io sono anche d'accordo che i genitori si mettano di traverso, ma non sono d'accordo con i genitori, ma sono d'accordo che sia una legge della vita. Perché quell'ostacolo lì ti permette di vedere se sei pronto per affrontare il matrimonio. Ok? Cioè, chi è troppo succube ai genitori non è pronto per il matrimonio. Chi rischia di farsi fermare dai genitori non ha quella determinazione per portare avanti un matrimonio. Se invece sei abbastanza testardo o sei abbastanza testarda, la stessa cosa Parmida, cioè, si è fatta cacciare di casa per sposarsi con il marocchino. Ok? Perché i suoi sono razzisti. Ok? Quindi anche lei ha fatto la sua parte, ok? E alla fine, tra una cacciata di casa e io che ero alle... Però alla fine l'abbiamo fatto, adesso abbiamo famiglia, abbiamo 2 figli, siamo una famiglia comunque relativamente autorevole nel nostro ambiente familiare perché siamo cresciuti e così via, e le cose sono state superate. Però, secondo me, questa è una selezione naturale, quella dei genitori. Cioè, se riesci a superare il problema dei genitori, sappi che sei pronto. Questo anche per rispondere alla domanda di prima. Attenzione chiaramente alla compatibilità e incompatibilità culturale, ok? Sia per quanto riguarda la classe sociale, io venivo da padri, genitori relativamente umili, mia moglie veniva da una famiglia un po' più abbiente, per cui c'erano delle mentalità che dovevano, non si incontravano tantissimo all'inizio, e quindi ho dovuto capire delle dinamiche, e lei pure, lei chiaramente si è immersa, perché poi la cultura marocchina batte sempre la cultura italiana, perché si fa sentire di più, e quindi lei chiaramente ha dovuto adattarsi a tutta una serie di dinamiche, quindi bisogna avere l'elasticità mentale dal punto di vista culturale. Una sorella scrive: non sempre c'è chi lo fa anche per dimostrare agli altri che si sbagliano, ma poi si trova ad affrontare un matrimonio tossico. Chiaramente queste lotte le portate avanti al netto, ok? Al netto di una scelta ragionata, ok? Guarda, quello fuori cave, quindi mi raccomando, scappate di casa. No, Però no. una cosa, in caso appunto non si abbia soldi, fuggire di casa è un po' tosta. Comunque, come bisognerebbe secondo te reagire a queste questioni, soprattutto nel caso in cui uno No, non abbia... fuggire di casa è perché mia moglie è figlia di cuffare, cioè non è che voi dovete sfuggire di casa, voi dovete affrontare i vostri genitori. Cioè, se avete i genitori cuffar, potete fuggire di casa da dare il cofre a dare gli islamici. Se invece siete famiglie musulmane, bisogna approccio, strategia, fermezza, gentilezza. Ok? Dicevi, scusa Ibrahim, grazie che mi hai dato l'occasione di chiarire questo punto, che magari poi da domani. Dicevi i soldi. Sì, la questione, sì, economica, in questo Ragazzi, la questione economica da che punto di vista? Allora, al netto del fatto che bisogna pianificare la propria vita, ok? E quindi pianificare anche di sposarsi al momento giusto. Detto questo, ci si può sposare anche senza soldi. Io mi sono sposato che c'avevo 400 euro in tasca. E mi sono andato a fare dei lavori serali per me arrivare ai 500 e ci siamo sposati come dei fidanzatini all'italiana, tra virgolette, no? Ci siamo sposati come fossimo dei fidanzatini all'italiana, quindi uscivamo insieme la sera, facevamo le nostre uscite, ta, 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 però non è che avevamo la casa, cioè non è che convivevamo, eravamo come i fidanzati all'italiana, solo che avevamo fatto, diciamo, il matrimonio. Quindi questo è per superare il problema economico. Poi io mi sono messo sempre a lavorare, ho sempre avuto qualcosina in tasca. Quando a casa stavamo troppo stretti, poi ho deciso di andare a lavorare e ho portato il pane a casa. Se
però di base si può benissimo, cioè se lui vuole fare medicina per 6 anni e lei vuole fare giurisprudenza per 5 anni e siete al primo anno, però vi scoppia il cuore dall'amore, ragazzi, è ovvio che ci si può sposare e portare avanti la relazione ad appuntamenti. Una volta si va da lei a casa sua a cenare, una volta da voi, una volta si va al ristorante, si prende il gelato, si fa una passeggiatina lungo il lago. È anche bella quella fase lì, cioè è anche bello sposarsi in questa maniera. Anche per questo prima vi dicevo, non ingabbiatevi in delle definizioni di matrimonio che magari non fanno al caso vostro. Magari il primo periodo è comodo per voi riuscire a lei a casa sua e tu sei a casa tua, perché avete due percorsi di studio impegnativi, intanto avete un partner e quando uno dei due si sistemerà e sarà in grado di accogliere l'altro a casa sua, vi mettete insieme, ok? Non è che per forza bisogna, voi gli egiziani, voi a Milano avete tanti egiziani, dovete avere Shaka o Saya, l'Arabia, no? Com'è che la chiamate? Shaka o l'Arabia, e il mar da 150 miliardi di euro e la mucca, i cavalli, no? Cioè, si può benissimo cominciare con poco. Anche le feste si può fare benissimo, una cena, un'umile cena in moschea offerta, in cui dici dal microfono: sentite, io mi sono sposato. Anche qui serve fermezza, perché io dall'altra parte, mia mamma mi assecondava dal punto di vista del matrimonio, mio padre al contrario. Però sul tema della festa mia mamma era un po' più esigente, voleva il farfalla, no? E lì ho dovuto un attimino essere fermo, essere determinato nel fare le cose su misura, di quello che potevo permettermi. E se volevano fare qualcos'altro se la pagavano da soli. Infatti mia mamma ha pagato un'altra festa. Secondo te un uomo che arriva a 40 anni senza una stabilità economica, una casa, è una persona affidabile, potrebbe mettere su famiglia o sarà sempre così? Io non mi fiderei, cioè così se devo dare una risposta a bruciapelo. Io non mi fiderei perché comunque, cioè, vai, 40 anni vuol dire che hai avuto dai 20 ai 30, cioè, magari sei precario a 20, a 25, a 27, a 28, a 30, dai, a un certo punto devi capire come gira il mondo, cioè, fatti un corso, fatti una cosa, vuol dire che ci sono proprio degli ingredienti fondamentali che non ti permettono di inserirti nel mondo, ok? Se c'è un quarantenne che non trova lavoro, mandalo alla Strong Believer Academy. Ha sempre avuto bei lavori? Ah, ok. Ma quindi cosa intendi stabilità economica? Ah, intendi è una persona con mentalità imprenditoriale? Beh, allora quello forse, cioè, non riesce a mettere da parte soldi. Allora non è che non sa guadagnare, non sa risparmiare. Ok? E quello devi vedere se è consapevole del difetto che ha. Ok, se è consapevole, allora gli dici: senti, sul tema dei risparmi gestisco io, va bene per te? E allora a quel punto, cioè, dici: tu prendi lo stipendio, ti do 100 euro, 200 euro per i tuoi sfizi e il resto lo tengo io. E ci sono tantissime famiglie organizzate così e va molto bene. Se invece ha il difetto e non si fa aiutare, allora mandalo a quel paese. Cioè, quel paese nel senso in Marocco, in Tunisia, o quello che è. Nel senso che se è consapevole del suo limite e dice: ok, gestisci tu i risparmi, ok, gestisci tu i risparmi, cioè va bene. Se non è consapevole, cioè, se è consapevole e non vuole, no, devi affrontare il problema, devi affrontare. Non so come affrontare questo tema con lui, devi affrontarlo perché sta roba qui incide sulla tua vita. Cioè, devi affrontare il problema, litigaci, se devi litigarci, meglio litigare prima su una cosa e capire se la persona è giusta o meno, che cercare di essere gentili e poi affossarsi in un matrimonio incasinato. Ricordate sempre che con fermezza e gentilezza si arriva ovunque vogliate, fermezza e gentilezza. Io penso che, no, forse c'è, quali sono le mentalità che avevi da giovane che hai smontato dopo il matrimonio? Allora, io avevo tutta una serie di stereotipi sulle donne, sulla loro emotività, eccetera, eccetera, cosa sbagliata perché le donne sono molto intelligenti da una parte e dall'altra parte la loro sensibilità e la loro emotività è una grande risorsa se si capisce come apprezzarla. Poi avevo la mentalità del maschio che comanda, ok?
che magari non è neanche sbagliato, però il problema è come. Perché un conto è comandare perché sei il leader naturale della coppia, un conto è comandare perché imponi e non spieghi e dici alla gente la mia parola è legge, ok? E quindi c'era questo tipo di... Invece oggi come oggi è la leadership naturale che guida, non i ruoli e le poltrone, tra virgolette. Questo in realtà vale anche a livello imprenditoriale, nel senso che io ho visto datori di lavoro che non riuscivano a comandare i loro staff, ok? Anche lì, cioè siamo in un'epoca in cui se non hai il carisma, l'ascendente, la leadership necessaria, non riesci a governare neanche i tuoi collaboratori, figuriamoci in famiglia, ecco. Siamo nell'epoca in cui la leadership non è scontata, la leadership bisogna guadagnarsela, con l'autorevolezza, con l'utilità, come dice il profeta, coloro che è al servizio ed è il più utile per le persone è colui che le guida, è colui che è il loro visir, diciamo, e così via. Ragazzi, io vi saluto, barakallahu fikum, grazie per la partecipazione.